Bentornati. In questa pillola etnobotanica voglio presentarvi una pianta dai fiori blu davvero molto bella e presente nei territori umidi crescendo in piccole o grandi popolazioni e mai troverete una pianta unitaria, singola perciò. Di che cosa sto parlando? Beh, l'avrete intravista, è proprio qui alle mie spalle. È una bugola, un termine comune, italiano, che fa anche giocare un po' con una etimologia di fantasia. Bugola, bugola. Eh sì, perché questa pianta, pur essendo tossica, ma tra poco mi chiarirò, la tradizione popolare l'ha sempre adoperata. Evidentemente ne ha adoperato una minima proporzione, una minima parte, per la realizzazione di decotti adatti a gargarismi e sciacqui della gola, oppure la preparazione di sciroppi zuccherini, fatti sia con lo zucchero saccarosio oppure con il miele. Se ne ricavava un rimedio perfetto dovuto al fatto che le proprietà antinfiammatorie si prendevano cura di tutte le zone faringee, quindi una pianta specifica per la gola. A dir la verità, la pianta è tossica, come dicevo, epatotossica, e potrebbe danneggiare anche il fegato se solo se ne assumesse una grande quantità. Evidentemente la civiltà contadina, in maniera del tutto insospettabile, doveva già conoscere ante litteram i principi dell'omeopatia, perché alcuni rimedi venivano preparati proprio per aiutare il fegato a smaltire scorie e tossine, preparando appunto un macerato alcolico che prevedesse l'utilizzo della bugola in minima, modestissima quantità. Ayuga reptans, appartenente alla famiglia delle lamiacee, Ayuga A privativa, senza, A, e Yugum, che significa giogo, quel particolare attrezzo di legno che tiene i buoi attaccati insieme e che consentono all'animale di tirare l'aratro o un carro. Quindi senza giogo, Ayugum. Probabilmente questo nome è dovuto al fatto che il fiore manca di un labbro sommitale e a quel punto assume una caratteristica forma che potrebbe ricordare un giogo. Reptans è una parola che ha a che fare con il suo portamento strisciante, come un rettile, reptans, Ayuga reptans delle lamiacee. Dunque non ne consumate molta, se ne raccolgono minime quantità. Intendo dire 2-3 sommità fiorite, includendo anche le foglioline più tenere e più piccole, che stanno in alto. Potete macerarla in un alcolico, grappa, acquavite, oppure l'alcol da liquori. E già dopo 7 giorni quel liquido si sarà particolarmente tinto tra il verde e il blu. Se ne prendono poche goccioline, intendo dire 10, in mezzo bicchiere d'acqua, mattino e sera. Per quale motivo? Un antinfiammatorio delle mucose, tutte. Un aiutante del fegato, certamente, ma soprattutto è una pianta che ridona una certa felicità, una certa euforia. Non voglio dire che si tratti di un antidepressivo, ma sicuramente di una pianta euforizzante per le persone che troppo spesso sono cupe o preoccupate. La bugola.